Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, questo è il primo vlog in assoluto che porto, quindi scusatemi se magari non sono organizzatissimo, ho provato il più possibile a segnarmi dei punti e a seguirli come faccio di solito quando registro dei racconti o delle altre o dei podcast. Allora, intanto mi presento per chi non mi conoscesse, sono l'Avido Alchimista, ho un canale di audiolibri su YouTube e qui voglio raccontarvi come mai ho cominciato a portare audiolibri su YouTube e come mi sono organizzato. Ho deciso di fare questo video grazie a tantissime domande che sono state poste sul gruppo Voce e Penna su Facebook, che è un gruppo che racchiude, diciamo, buona parte dei narratori di YouTube Italia e degli scrittori di YouTube Italia. Spesso la domanda che viene posta è come devo partire, che tipo di materiale devo usare, che programmi devo usare. Allora, vorrei concentrarmi sull'home studio. Quindi oggi vorrei farvi vedere un po' come è fatto il mio home studio, che è camera mia. È un angolo di camera mia, semplicemente adattato a studio. Spero in futuro di riuscire a portare a un livello ancora maggiore la qualità dell'audio, ma al momento sono estremamente soddisfatto, soprattutto rispetto a un anno fa, che è quando ho cominciato. Ho cominciato un anno fa semplicemente con la mia scrivania e un microfono. Un microfono che penso fosse il Neewer 700, uno dei microfoni migliori che si possono trovare su Amazon. Ah, a proposito, vi lascio tutto quello che c'è da sapere giù in descrizione nel video, quindi link ai vari acquisti su Amazon di vari oggetti. Altre cose le ho costruite io, ma ci arriviamo. Allora, diciamo che ho fatto diversi step. Il primo step è stato quello appunto di dire voglio fare audio, perché ho voluto fare audiolibri, perché di base studio doppiaggio, il mio sogno è diventare un doppiatore, quindi ho iniziato un corso di doppiaggio privato, per così dire, dizione, doppiaggio, che faccio da ormai quasi 2 anni, e da lì è partita l'idea di farmi un portfolio sul web, quindi di crearmi una base, un qualcosa da poter esporre di me stesso nel caso in cui un giorno dovessi lavorare nell'ambito, cosa che tra l'altro sta cominciando a succedere, nel senso a livello almeno di commissioni saltuarie. Allora, all'inizio avevo semplicemente la mia scrivania con il mio microfono Neewer 700, la mia Scarlett, che attualmente è ancora la mia scheda audio esterna. Chiaramente, per chi non lo sapesse, ci vuole una scheda, i requisiti base sono un microfono, la scheda audio esterna e ovviamente il computer, un computer in grado di elaborare comunque determinati programmi, quali io uso per esempio Adobe Premiere, Audition e diversi programmi che sono abbastanza, tra virgolette, pesanti, dipende che tipo di lavori ci devi fare. Quando devi editare audiolibri è normale che su file di 6, 7, 8, 10, 17 ore potresti aver bisogno di un computer abbastanza prestante, ma non sono qua per parlare del lato software o hardware del PC, perché non sono abbastanza esperto. Io sono qua soltanto per portare la mia esperienza, che può essere tranquillamente messa in discussione. Tra l'altro vi invito a lasciare dei commenti sotto al video per dirmi la vostra opinione, le vostre esperienze e magari secondo voi dove ho sbagliato io o dove sto sbagliando a consigliare alle persone. Comunque, all'inizio il mio settaggio era, diciamo, perfetto, cioè quello che consiglierei a tutti per cominciare: una spesa di 30 euro per un microfono, di 60-80 euro per una Scarlett e basta. E il PC, in realtà il PC è stata una spesa abbastanza grande, però potete partire tranquillamente con un qualcosa di modesto, oppure non so, utilizzare quello di qualcuno che conoscete per cominciare, per vedere se questo è quello che volete fare come contenuti, se volete portare questi contenuti vocali abbastanza pesanti e lunghissimi da preparare. Quindi se state pensando di creare un home studio per leggere audiolibri pensando che sia una cosa facile, scordatevelo completamente, perché non è facile, è una cosa veramente estremamente complicata. C'è tantissimo lavoro dietro, tantissimi soldi da investire, o meglio, che potete investire se ricercate una certa qualità. Io la qualità l'ho ricercata piano piano, chiaramente a step, perché non dispongo di un capitale da investire fin da subito. Piano piano ho investito buona parte del mio stipendio in questo. Allora, quindi questo è stato l'obiettivo principale. Ho cominciato in cameretta, sono ancora in cameretta, ma una cameretta ancora meno attrezzata, e con l'obiettivo di farmi un portfolio. Quindi magari più avanti potrò farvi vedere il mio studio, perché sto progettando di ristrutturare casa e creare uno studio adatto. Quindi magari in futuro farò anche il video in cui farò vedere il mio studio professionale.
per ora la qualità che mi soddisfa abbastanza. A livello tecnico mi sono evoluto in, diciamo, tre grandi step, diciamo. Poi chiaramente c'è sempre stata un'evoluzione, anche e soprattutto perché si evolveva il mio modo di approcciarmi al microfono, la mia conoscenza della voce, eccetera. Quindi anche la dizione mi ha aiutato tantissimo a gestire la respirazione, a capire come giocare con la voce, quindi come risultare anche più avvolgente di base, quindi di fondo, senza dover aver bisogno di un microfono speciale. Ho notato, poi potrete darmi dire il contrario, o potrete comunque argomentare, e io ho notato che con un microfono più di scarsa qualità si nota meno quelli che sono i dettagli della voce. Quindi, se siete alle prime armi, non vi consiglio di prendere un microfono estremamente di qualità o estremamente definito, perché si va a sentire tutto, soprattutto se non avete una stanza trattata. Se avete un microfono come quello che ho io adesso, che è un Hewitt 440 Pure, o volete partire direttamente con un Aston Spirit, secondo me non è la scelta migliore, perché prima di tutto vi andate a scontrare con una realtà che è quella della poca esperienza che avete e quella dell'insonorizzazione della stanza, o meglio, mi esprimo meglio, della fonoassorbenza della stanza. Quindi noterete subito un milione di suoni. Un microfono più di bassa qualità, che può essere il Neuer 700, che comunque è un microfono della Madonna per costare 30 euro, veramente una cena al sushi e vi pagate un microfono, ha una qualità che vi permette di coprire tutte quelle che possono essere le imperfezioni della vostra stanza. Quindi va comunque a prendere la vostra voce. È un microfono a condensatore, cioè direzionale, cioè che non è un microfono dinamico come quello che usano per esempio i cantanti a Sanremo. È un microfono a condensatore, quindi rileva tantissimo i suoni nella fascia di azione del microfono. Allora, devo intanto ringraziare tantissimo, per le nozioni che so, Francesco del Fantastomondico, che è una persona che si è dedicata tantissimo a me all'inizio, più di un anno fa. Come hanno fatto tantissime persone sul gruppo, io stesso sul gruppo ho scritto per avere informazioni, per capire come potevo cominciare, eccetera, e ho ricevuto tantissime nozioni, ma Francesco è quello che più mi ha consigliato nello specifico, anche a livello software, ma di questo non me ne occuperò. Secondo step, macro step, è stato l'NT1A della Rode, quindi un microfono con un costo che si aggira attorno ai 150 euro. Quando ho fatto questo step, diciamo che è cambiato tutto, perché il Rode NT1A può essere tranquillamente il microfono della vita per un home studio. Può essere tranquillamente quella qualità che vi può accontentare in tutti i casi, che siate dei doppiatori della Madonna, che siate dei novizi, quella per me è la qualità migliore che si può ottenere. E voi direte, perché hai cambiato microfono? Perché comunque si può ottenere di meglio. Ma quello è il compromesso migliore qualità-prezzo. Quindi se avete 150 euro da investire, comprate un Rode NT1A, che è questo ragazzone qui. Chiaramente che ho tutto... dove ho attaccato il mio... non so se si vede... dove ho attaccato il mio logo del canale. E questo è un microfono della Madonna, col suo shock mount, che arriva già in dotazione, credo, e il pop filter. Anche quello arriva in dotazione il cavo. E niente, questo è un acquisto di quelli da fare, comprando il Rode NT1A e questo, che praticamente è uno scudo sonoro, e ne vendono diversi tipi, soprattutto su Amazon ce n'è tantissimi. Questo è il più economico della Neuer, devo dire che è stata una spesa minima ma anche superflua, cioè che non mi ha soddisfatto più di tanto. È contato, dal momento che non avevo nessun tipo di pannellaggio, dal momento che non avevo tutta questo ben di Dio a portata di mano, mi ha aiutato abbastanza. Non è comunque una cosa definitiva. Può aiutare se siete veramente in cameretta e non c'è nulla. Può aiutare, ma non è un granché. Perché? Una cosa che ho capito nel tempo non è soltanto la grandezza di un oggetto, per esempio della spugna o della forma dell'arco, ma è la densità del materiale. E questo, per quanto sembri banale, soprattutto a chi ci lavora in mezzo, non è banale per i novizi, perché all'inizio io ho preso delle inculate, detta come vuol detta, ho speso tantissimi soldi che vorrei che voi non spendeste. La prima spesa grande, che non è lo scudo sonoro, sono stati questi pannelli che vedete alle mie spalle, che si stanno staccando, tra l'altro, quindi a breve dovrò modificarli, che sono stati una spesa abbastanza inutile. Ergo, i pannelli sono inutili? No, i pannelli sono essenziali, ma questi pannelli sono inutili. Sono dei pannelli del cazzo, comprati a basso prezzo su Amazon, che semplicemente non fanno il loro lavoro. Perché per quanto spessi, quindi io ho guardato, all'inizio ho comprato dei pannelli, ho speso due volte i soldi che dovevo spendere, perché la prima volta ho comprato dei pannelli da 2,5 cm di spessore.
Quando ho visto che non facevano il loro lavoro, ho pensato semplicemente di aver preso dei pannelli troppo sottili. Quindi della stessa marca, credo, ho comprato dei pannelli da 5 centimetri. E questi pannelli comunque non fanno il loro lavoro. E non lo fanno perché non hanno la densità giusta. Questo materiale è troppo vuoto, sono leggerissimi, ve ne accorgete subito. Quando è che ho capito qual era il punto? Quando ho comprato dei pannelli buoni. Quanti ne ho comprati? Uno. Ho comprato un pannello fonoassorbente professionale, l'ho pagato 60 euro. Un pannello, direi, un metro per un metro. Che è qui di fronte a me, ora dopo farò in modo di fare una piccola ripresa e montarcela sopra per farvi vedere. E per farvi vedere quello che ho dietro al monitor del computer. E quindi ho capito qual è il punto dei pannelli. Sono essenziali, ma non sono tutti essenziali. La cosa migliore da fare, soprattutto se siete all'inizio, soprattutto se avete pochi soldi, soprattutto se non volete fare un grosso investimento iniziale, è mettere dei piumoni. Mettete dei piumoni, delle coperte, dei teli alle vostre spalle soprattutto, ma anche di fronte a voi. Se riuscite, isolatevi e vedrete che otterrete un risultato perfetto. Magari non troppo vicino, non in modo che soffochi il vostro suono, ma anche soltanto a un metro di distanza da voi va benissimo. Quindi mettete delle coperte appese in qualche modo, non so come, potete appenderle a una barra tipo della tenda o potete comunque, non so, creare delle strutture mobili se non avete una stanza tutta vostra, se magari la condividete col vostro compagno o compagna, con il vostro cane, non lo so. E potete tranquillamente, anzi, fate così, prima di fare un investimento stupido come ho fatto io, cioè comprare dei pannelli che fondamentalmente non servono a nulla. Piuttosto aspettate. Quando richiederete voi stessi una qualità maggiore, allora a quel punto fate l'investimento e comprate dei pannelli buoni. Altrimenti potete anche fare come ho fatto io, cioè costruire i pannelli. Li ho costruiti come? Ho avuto una bella botta di culo, diciamo. Praticamente un giorno al Lidl hanno messo delle tele, le tele da dipingere, le classiche tele, a 3,99 euro, cioè pochissimo, perché se si vanno a comprare in merceria costano veramente tanto, di tre misure diverse, tutte a 3,99 euro. Ne ho comprati 60-70 euro perché avevo del tessuto fonoassorbente a casa. Tessuto fonoassorbente che ho comprato su Thomann. Ho comprato due pezzettoni, diciamo, uno è una tenda, quindi semplicemente era il tessuto con delle asole, quindi in modo da farlo scorrere su un qualche tipo di supporto che non è incluso, l'ho dovuto costruire io con un amico saldatore e abbiamo creato questo supporto tipo tenda della doccia intorno alla scrivania, quindi poi vi farò vedere. E in più ho comprato un altro tessuto, sempre 3 metri per 3 se non sbaglio. Un po' meno denso. Il tessuto che ho usato come tenda è 500 grammi per metro quadro. Questo qua invece penso fosse 300 grammi per metro quadro. Comunque, con questo tessuto da 300 grammi per metro quadro ho rivestito le tele. E adesso ve le faccio vedere. Sono queste. Sono tre misure diverse. Quelle piccole. E vi assicuro che se avete in mano un prodotto che è fonoassorbente, quindi che comunque assimila il suono, ve ne accorgete subito perché parlandoci in mezzo questo interrompe le onde sonore, in qualche modo le assorbe, quindi non è che insonorizza, ma attutisce quelli che sono poi gli alti e il reverbero. Poi misura media, non vi so dire le misure sinceramente, non me le ricordo, e questa è la misura media. E poi quelli più grandi, ne ho fatti diversi, tipo 6 di questi qua più grandi, non so se riesco a inquadrare. E 8 e 12 se non sbaglio di quelli medi e piccoli. Con questi sarà un po' la svolta, nel senso che poi andrò a togliere questi pannelli e metterci quelli lì. Quando poi vorrò fare un ulteriore investimento per uno studio, una stanza che sarà solo e unicamente il mio studio, allora comprerò dei pannelli fonoassorbenti seri. Questi diciamo che me la sono cavata, cioè ho creato dei pannelli che se avessi acquistato già fatti avrei speso magari 200 euro, invece così ne ho spesi 70, pressappoco, forse 80, tra il tessuto, il materiale all'interno che ho messo della lana di roccia, all'interno tra il tessuto e la tela, praticamente la struttura di legno della tela. E niente, quindi questo è il mio fai da te, che comunque secondo me è un vero e proprio upgrade della situazione.
A livello di microfono vi ho detto che ho il Hewitt 440 Pure, che ho trovato un microfono eccezionale perché va a risaltare molto le vibrazioni basse della voce, quindi i toni bassi della voce. Io ho una voce abbastanza di testa, anche se qua non sembra. E questo ragazzone qui. Questo ragazzone qui è stata la svolta totale, che è l'Aston Halo. Prima di questo ragazzone qui avevo un altro ragazzone, che è l'Altron PF8. È sempre uno scudo sonoro che però è una palla. Praticamente la versione economica della Chaotica Eyeball, che è questa palla di schiuma, per così dire, che va a coprire il microfono. Occhio che funziona bene, soprattutto con microfoni tipo il Rode NT1A, belli lunghi, con un collo lungo, non questi qua, compatti e corti. Con questi tende ad ovattare un po' il suono. Ma l'Altron PF8, che vi lascio sempre in descrizione, è un oggetto da comprare, assolutamente. Soprattutto se avete uno studio non attrezzato, non fonoassorbente, quello è uno degli investimenti da fare. Si parla di, se non sbaglio, una quarantina di euro, dai 30 ai 40 euro, la versione cinese della Chaotica Eyeball, ma fa lo stesso identico effetto, almeno io non ho mai avuto la Chaotica Eyeball. Ma ho visto tantissimi tutorial, persone che li comparano e potrete trovarli anche voi su YouTube. Vedrete che cambia veramente pochissimo, considerando che la Chaotica Eyeball costa più di 300 euro, mentre questo ne costa 35. Non è questo. Purtroppo non ce l'ho più perché l'ho regalato ad un'amica. Ma diciamo che l'ultimo upgrade finale, quindi proprio la bomba, è stata comprare il ragazzone che vedete qua, che si chiama Halo della Aston, ed è questo. Adesso non so se riesco a inquadrarlo per bene, senza magari fargli fare dei salti dalla sedia. No, non ce la sto facendo. Vabbè. Comunque, è questa conchigliona viola che praticamente funge è sempre uno scudo sonoro, ma funziona egregiamente. Cioè, già tenendolo in mano sentite quanto è pesante, quanto è pieno, quanto va. Non è troppo pesante, quindi il braccio riesce a tenerlo su. E sentite subito quanto è veramente di qualità. Parlandoci all'interno, anche senza il microfono, anche all'esterno, spacchettate l'oggetto. Io ero fuori casa quando l'ho spacchettato. Ho iniziato a parlarci all'interno, si sente subito che fa il suo lavoro. Il braccio, invece, è essenziale. Il mio braccio non mi ricordo, vi dico la verità, comunque troverò e ve lo linkerò qua sotto. Non mi ricordo come si chiama, l'ho preso su Amazon ed è il secondo braccio che ho preso. Il primo braccio che ho preso era una merda, non risparmiate sul braccetto. Era il braccio che era integrato con il Neuer 700. Non risparmiate sul braccio perché voi direte: cosa può c'entrare mai il braccio con la qualità sonora? C'entra. C'entra perché vibra o fa dei suoni. Comunque ha degli acciacchi. Quelli di bassa qualità hanno delle molle che fanno dei suoni, vibrano, riverbera il suono lungo il braccio e fa un effetto metallico, che dà molto fastidio. Invece un braccio più solido, che ha più, non so come dire, ha più nervo, ecco, non so se questo è il termine adatto, comunque penso che renda l'idea, non dà quei problemi. Tra l'altro puoi posizionare il microfono come vuoi, all'altezza che ti pare, invece con un braccio di scarsa qualità tende sempre a scendere e a spostarsi, poi alla fine no, le cose non restano come le hai lasciate, ecco. Quindi conviene investire qualcosina di più, poi non parliamo sempre di cifre proibitive, ma pensateci prima di comprare il braccio del cazzo, tra virgolette. Comunque vi linkerò qua sotto il mio braccio o qualcosa di simile che sia affidabile. Ecco, guardate che sia un oggetto solido. Che altro dire? Dopo che ho messo il pannello alle spalle della scrivania, dopo che ho messo i pannelli, dopo che ho messo la tenda, dopo che ho messo l'alo, dopo che ho messo tutto quello che posso mettere, per terra ho un tappeto, che non è fonoassorbente, ma è un bel tappetone spesso, anche questo aiuta a riverberare. Ah, non vi ho detto che i pannelli sono anche sul soffitto, comunque ci sono anche sul soffitto e sono essenziali i pannelli sul soffitto. Ho investito dei soldi per un case del computer insonorizzato. Vi linkerò anche questo in descrizione. Il case mi ha salvato la vita, perché quando avevo fatto tutte queste cose, l'unico rumore che continuava a darmi fastidio era il computer, era rimasto solo lui. E quando ho comprato questo case, che non costa poco, costa più di 100 euro, e poi c'è il lavoro che, se non siete in grado di fare, dovete far fare a qualcun altro, quindi di spostare tutto quello che sono scheda madre, scheda video, eccetera. Comunque tutti i componenti del computer devono andare nel nuovo case. Questo case mi ha
cambiato la partita completamente. Infatti vi linkerò, penso si chiami Silenzio, una cosa così, quindi proprio è fatto apposta per questo tipo di lavori. Poi chiaramente non conta quanto riuscite a tenere lontano il case del computer, perché magari tenendolo lontano semplicemente il suono riverbera in maniere particolari e comunque vi arriva lo stesso al microfono. Non sono un ingegnere del suono, né un fonico, né nulla. Io vado solo avanti a tentativi e vi riporto quelli che sono stati i miei tentativi. Ho provato anche a tenere il case più lontano, ma non è contato nulla. Con il case insonorizzato ho risolto tutto. Non fa alcun suono? Fa qualche suono, però mi ha calato di 10 decibel. Quindi è tanto, veramente tanto, quello che è il fruscio e il rumore. Ora io con un minimo di editing pulisco il suono. Voi direte, ma io so che con certi software, certi programmi si può tranquillamente pulire l'audio. Si può fare, ma più c'è rumore di fondo, c'è del rumore bianco, c'è del riverbero e tutto, più andate a rimuovere delle frequenze della vostra voce. Meno andate a pulire, meglio è. Più è pulito il suono di fondo, meno lavoro avrete da fare, più il suono sarà ideale alla fine e più tutto suonerà naturale. Quindi vi consiglio di farli questi investimenti nell'arco del tempo. Detto ciò, penso che più o meno siamo arrivati verso la fine. Allora, detto ciò, se state cominciando e state pensando di fare un canale YouTube, dove o YouTube, Spreaker, Spotify, dove vi pare, state pensando di registrare audiolibri, racconti, di lavorare con la voce, fare voiceover da casa, il primo passo è comprare un microfono e attrezzare la vostra scrivania di base, magari con le coperte o con qualcosa del genere. Comunque vi linko tutto quello che c'è da linkare qua sotto. Non conosco la vostra disponibilità economica, comunque in base alle vostre disponibilità potete direttamente skippare alla fine, anche se giustamente non saprete magari se è una cosa che voi volete continuare a fare, oppure lo sapete, oppure siete estremamente convinti come ero io ero estremamente convinto che avrei iniziato e continuato. Ho avuto i miei down, ho avuto i miei momenti in cui non ci ho creduto abbastanza, ma che vi devo dire? Sono ancora qua e sarò ancora qua e un giorno lavorerò al 100% con la voce, quindi ci credo, continuerò a credere al sogno. Detto ciò, vi invito a iscrivervi al canale qua sotto, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e soprattutto a dire la vostra, quindi ditemi quello che ne pensate, un po' di questo primo vlog non ne ho mai fatto in vita mia, quindi alzo le mani, chiedo scusa se non sono stato magari esaustivo, se mi sono mangiato le parole, se non ho seguito un filo logico. Comunque, andrà meglio la prossima volta. Iscrivetevi al canale, lasciatemi mi piace, commentate e basta, che dire. E impegnatevi, insomma, studiate, non mollate mai, continuate a seguire i vostri sogni. Se volete lavorare con la voce, potete farcela. E ve lo dice uno che ci sta provando con tutto se stesso, quindi, e che ce la farà senza ombra di dubbio. Ciao a tutti, grazie.